Bentrovati a tutti i nostri spettatori da Simply Beats per la nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Oggi siamo collegati a distanza con Umberto Redaelli. Umberto, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Umberto è il direttore commerciale della rete Cessione del Quinto e Prestiti Personali di Avvera, gruppo Credem, un incarico di un certo peso, di una certa responsabilità. E oggi lo abbiamo invitato qui in trasmissione per parlare con lui di quelli che sono i risultati raggiunti nel corso di questo primo semestre e capire quali sono invece i progetti su cui si andranno a concentrare, su cui la società si andrà a concentrare nei prossimi mesi. Umberto, la prima cosa che ti chiederei è di parlarci appunto di come è andato questo semestre così particolare che è stato segnato per voi come per tutti quanti gli altri dall'emergenza Covid-19. Grazie Paolo, grazie per l'opportunità. Sì, guarda, devo dire che il risultato del primo semestre, anche in considerazione comunque del difficile contesto economico che stiamo attraversando, è stato molto confortante. Conta che abbiamo fatto un più 5% di volume di finanziato rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi come ti dicevo, in un periodo così difficile che a causa della pandemia comunque ha causato un crollo sensibile della domanda di beni durevoli, che normalmente sono collegati alle richieste di finanziamento, ed un mercato del quinto che da dati osservatorio ASSOP performa negativamente, conta con un meno 25%, beh, fare un più 5% ritengo sia comunque un risultato straordinario. Anzi, guarda, consentimi di approfittare di questo momento per ringraziare comunque tutta la rete per questo ottimo risultato e soprattutto per la fiducia che giornalmente ripongono in noi. Ringrazio anche i miei collaboratori, i manager, che sono Alberto Gallari, Marco Fiorenza e Pietro Siciliano, che stanno facendo veramente un ottimo lavoro in questo periodo difficile di supporto alla rete. Tra le altre cose, guarda, osservo anche i dati del nostro magazzino Affari e devo dire che l'andamento dei numeri poi ci fa ben sperare anche per una seconda parte dell'anno veramente con risultati importanti. Quindi bene, direi. Umberto, questo semestre che ci siamo lasciati alle spalle è stato un semestre assolutamente particolare a causa dell'emergenza sanitaria. Volevo sapere quali sono le principali misure che avete posto in essere per contrastare, per comunque in qualche modo delimitare gli effetti di questa emergenza per voi e per i vostri clienti. Sì, dicevi bene, periodo molto particolare. Chiaro che l'emergenza del Covid ci ha obbligato, non ti nascondo, ad anticipare alcuni progetti che senza l'emergenza avrebbero visto la luce solo nella seconda parte dell'anno. Abbiamo tra l'altro dovuto agire molto velocemente. Per questo ringrazio anche il nostro ufficio marketing che si è attivato in maniera molto efficace per attivare chiaramente degli strumenti che dessero alla nostra rete la possibilità di poter operare intanto in tutta sicurezza, elemento fondamentale, e poi chiaramente lato commerciale mettere a loro disposizione un qualcosa, uno strumento operativo che gli consentisse, diciamo così, di mantenere alto il valore dell'offerta commerciale. Tutto ciò unitamente alla possibilità di concludere, importante in questo momento, negoziazioni a distanza. Come? Tutto ciò che riguarda la difesa dei nostri ragazzi, diciamo così, siamo stati tra i primi ad attivare una copertura assicurativa a tutti i nostri agenti e anche ai loro collaboratori. Parliamo di circa 220 polizze, se vuoi un piccolo gesto, ma che io reputo importante, perché dà la misura di quanto teniamo ai nostri colleghi agenti. Lato vendita abbiamo poi siglato una importante, direi, partnership con Namirial, che ci ha consentito comunque di attivare molto velocemente un processo di identificazione della clientela a distanza, direi molto, molto efficace. Abbiamo poi voluto mantenere alto il valore dell'offerta e abbiamo messo a disposizione della rete una tariffa speciale, questa con tassi molto aggressivi, dedicata appunto alla sola offerta digital. Questi interventi, non ti nascondo, hanno contribuito a mantenere positivo il nostro trend di cui ti parlavo prima, di crescita, e sono sicuro soprattutto che continueranno a darci un forte valore aggiunto
anche nel periodo post-Covid. Senti, a proposito di emergenza, avete avuto un turnover significativo, comunque rilevante, degli agenti durante questo momento così particolare, come è capitato ad altri mediatori edilizi? Guarda, non direi. Io ti allargo un pochettino il perimetro di osservazione, il periodo di osservazione all'inizio dell'anno. Abbiamo avuto conta circa una decina di nuovi ingressi equamente distribuiti sul territorio nazionale e solo due uscite. C'è da dire che il dato delle uscite si è modificato in questi giorni in virtù del fatto di un ripensamento, diciamo così, di uno dei due agenti che dopo comunque una breve esperienza in altro istituto ha comunque fatto richiesta di poter rientrare in Avvera. Quindi, per rispondere alla tua domanda, turnover sì, ma direi in entrata. Comunque, a parte gli scherzi, ritengo che sia in momenti difficili come quello che stiamo attraversando, comunque che cresca la consapevolezza da parte di un professionista che far parte di un gruppo solido come quello del gruppo Emiliano è un elemento distintivo e fornisce un livello competitivo, a mio modo di vedere. Senti, e sinteticamente, per quale motivo un professionista dovrebbe scegliere la rete Avvera? Perché siamo bravi. No, scherzo, dai. Ti rispondo partendo un po' anche dalla mia ultima affermazione, nel senso che l'appartenenza sicuramente a una società di un gruppo importante come quello di Credem è sinonimo, consentimi, di stabilità e di durata nel tempo, no? Far parte comunque sempre di una società, di un gruppo bancario che fa della collaborazione con i professionisti, questo è un elemento importante, un asset fondamentale delle proprie reti di vendita. Immagina, Paolo, che per la raccolta il gruppo, la banca, comunque si avvale di circa 700 promotori finanziari. In Avvera, lato mutui, vi sono circa 210 specialisti di prodotto, tra l'altro ultimamente guidati da Gianni Carullo, e per il quinto e prestiti, quindi la rete che guido io, ci sono 220 agenti tra agenti e collaboratori. Quindi da noi un professionista, l'agente, diciamo che si sente a casa e trova comunque dei manager che conoscono le loro esigenze e lavorano giornalmente per trovare delle soluzioni ai loro eventuali problemi. Diciamo che entrare nella rete quinto e prestiti significa anche avere a disposizione, cosa importante, la clientela della banca. Noi siamo chiaramente la captive per il quinto e dei nostri agenti gestiscono in esclusiva conta tutte le operazioni della banca. Quindi un mandato in Avvera significa avere accesso ad un paniere prodotti veramente completo, che prevede la possibilità comunque di intermediare direttamente, ovviamente, la cessione del quinto e di prestiti, ma unitamente a ciò ha la possibilità di segnalare clientela interessata eventualmente a mutui, a conti correnti, ai leasing, ai prodotti assicurativi e anche al factoring. Diciamo che in un mercato, Paolo, che vede costantemente ridursi le provvigioni sui prodotti core, avere l'opportunità di integrare la propria offerta con altri prodotti lo ritengo un valore competitivo veramente importante. Conta che la cosa di cui vado più fiero, tra l'altro, e questo è un messaggio importante che voglio dare agli agenti che volessero affacciarsi al mondo Avvera, la cosa di cui vado più fiero, ti dicevo, è vedere agenti che sono entrati nella nostra struttura 6-7 anni fa, sono entrati come persone fisiche con volumi tutto sommato anche ridotti. Ecco, oggi dopo 6-7 anni sono cresciuti sensibilmente e sono diventati imprenditori con strutture organizzate veramente importanti e volumi che sono decuplicati nel tempo. Quindi questo è un messaggio molto chiaro. Noi vogliamo crescere con i nostri agenti aiutandoli ogni giorno nel farlo. E questo poi è la cosa, no, più importante che è. Senti, Umberto, l'ultima cosa che ti chiediamo di raccontarci è collegata a quelli che sono i vostri progetti per i prossimi mesi. E il prossimo semestre sarà un semestre sicuramente particolare, insomma, diverso da quelli precedenti, sempre per ragioni collegate chiaramente a quella che è stata l'emergenza. E certo. che cosa avete in cantiere e su che cosa vi concentrerete?
Allora, lato prodotti, Paolo, ti dicevo prima, abbiamo dovuto anticipare delle cose che avevamo previsto già per la seconda parte dell'anno, ma poco male, ne approfitteremo, tanto hanno bisogno comunque di ulteriori perfezionamenti e miglioramenti. Sarò banale, ma ritengo che comunque il miglior investimento che si possa fare per il futuro sia intanto quello di continuare a migliorare da parte nostra l'infrastruttura informatica, fornire un servizio delivery sempre più efficiente, perché non è mai abbastanza, il tempo di risposta nei confronti degli agenti, quindi in termini tempistiche sulla rete. Lato vendita, conta che dallo scorso anno è attiva in Avera una business unit che è dedicata alle banche terze. Questo aiuto è condotta da Lorenzo Rovida e coadiuvata da Francesco Capozza ed hanno come obiettivo quello di poter fornire prodotti di prestito e quinto a banche che non possiedono una line diretta, no? Utile dire che in questi casi la nostra rete usufruirebbe di tali accordi, già lo fa con gli accordi che abbiamo già sottoscritto, gestendo quindi tutte le opportunità che dovessero generarsi nell'ambito del prodotto CQS, in questo caso perché i prestiti personali li fanno direttamente. Abbiamo in pipeline numerosi accordi su tutto il territorio nazionale che si concretizzeranno, mi viene da dire, nei prossimi mesi, quindi direi che per gli agenti già in rete e che per quegli agenti che entranti, direi che potranno usufruire di un importante supporto per l'incremento delle vendite. Io credo che questi siano gli elementi fondamentali. Bene, bene, Umberto, ti ringraziamo per quello che ci hai raccontato, sei stato sicuramente molto preciso e dettagliato, e quindi ti salutiamo, ti auguriamo una buona giornata, buon lavoro e in bocca al lupo per tutti quanti i progetti che state portando avanti. Viva il lupo, grazie a tutti voi per l'opportunità e vi saluto, grazie, alla prossima. Salutiamo tutti quanti i nostri spettatori, diamo loro appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Arrivederci.